Questa mattina a Salerno si sono riuniti i genitori di tanti piccoli alunni delle scuole salernitane per dire no al provvedimento che ha posto lo stop alle lezioni a distanza. Era un provvedimento che non doveva arrivare, questa è la voce corale che si sta alzando dalla città. Chiediamo la presenza in aula, così come era stata avviata, con i protocolli di sicurezza. Chi le dirà a un bambino oggi non si va a scuola? I bambini piangono, non è vero che sono contenti di andare a scuola. Veramente hanno rispettato perissequamente il protocollo i bambini. Avete capito? Erano felici di stare con noi in classe e devo vedere questo scempio, non ci sto. Io chiedo per mia figlia una istruzione adeguata agli altri paesi europei. Nessun paese europeo ha chiuso le scuole. Sono un'infermiera che da febbraio lotta al Ruggi contro il Covid. Quindi parlo con cognizione. Le scuole sono il luogo più sicuro per i nostri figli, perché loro rispettano, pur essendo piccoli, rispettano tutte le indicazioni che gli vengono fornite. Un bambino in seconda elementare, disperato. E a protestare in modo pacifico e silenzioso sono anche i più piccoli, dopo che ieri è diventata virale l'immagine dell'alunno della scuola Matteo Mari seduto con il suo banchetto all'esterno del cancello dell'istituto. Sì, mi manca tanto. Facendo le video lezioni non è la stessa cosa di andare a scuola, quindi mi manca. Che mi mancano i compagni, i maestri, quindi preferisco andare a scuola che restare a casa. A Napoli proteste anche dei conducenti dei bus scolastici in agitazione per la decisione della regione di fermare le loro attività lavorative.